Del Napoli, ad Osimhen in particolare, no? Che sì, ma viaggia moltissimo Tony, negli spazi, le ripartenze possono essere fondamentali. Anche perché comunque la Sampdoria è una squadra concepita per giocare a calcio, perché certo, quando giochi con due esterni come Damsgaard e Candreva e due punte che non ti danno una mano come Caputo e Quagliarella, capisci che questo 4-2-4-4-4-2 è pericoloso, perché tu ti giochi uno contro uno nelle zone, quattro difensori contro i quattro attaccanti, però è anche vero che poi lì in mezzo puoi avere una superiorità numerica. Cioè, voglio dire, io l'ho già detto ieri, decide il Napoli questa partita, nel bene e nel male, la decide solo il Napoli. Se il Napoli è quello di solito, se no può andare in difficoltà, ma è normale. Però che mettetemi sia così. Nei miei panni, io Candreva al Fantacalcio, ho raccolto tantissime. Io là, vado. Cioè, io ho raccolto tantissime soddisfazioni fino a questo momento. Io nei due... Quindi ho una paura, no? Io nei due panni c'entravo che da 7 anni ho ragazzi. Oh, se voi faccio oggi, allora, sforzo, ma non sono una bella cosa. Ma volete entrare in quelli di Candreva? Però dovresti oppure... provare. Dovresti... Cioè, no, quello di Candreva mi sta attillando, però mi sarebbe anche se. Io sono contenta per te. Allora, io però volevo chiedere una cosa, perché mi voglio allacciare, scusatemi, a un'iniziativa di Energia Azzurra, perché il centrocampo di oggi credo che sia abbastanza letto. Dovrebbero giocare, chi dovrebbe giocare oggi al centrocampo? Dovrebbe giocare, se c'è solo un cambio, come qualcuno sussurra, però io non ci credo fino a che non esce la lista, perché poi gli allenatori fanno così. Dovrebbe forse giocare Zirisca al posto di Elmas e confermare tutta la squadra, almeno. Ma sai, ripeto, non è detto, se dovesse giocare, facciamo così, se dovesse giocare Zielinski, Anguissa e Fabian Ruiz, è un centrocampo con un giocatore come Zielinski che io aspetto che mi arrivi a 8-9 gol all'anno, se non voglio arrivare in doppia cifra, così come Fabian Ruiz. E questo, quindi potrebbe essere i marcatori lo faremo dopo, quando vedremo poi la slide dei marcatori del Napoli, perché sul centrocampo del Napoli c'è stato il focus di quello che questa iniziativa di Energia Azzurra, che tu puoi schierare la tua formazione, quindi puoi decidere che centrocampo. Ovviamente il più gettonato al di là del terzo è stata l'accoppiata Anguissa Fabian Ruiz, quindi è abbastanza letta, è stata ovviamente la più votata, e poi vi comunicheremo quale sarà sia quella più votata attraverso la pagina appunto di Energia Azzurra e poi quale sarà realmente. Allora, sulle probabili formazioni noi abbiamo qualche slide, però alla fine diciamo mi piace più quella ufficiale, arriviamo direttamente a quella ufficiale e buonanotte, perché sul volevo far vedere, riallacciandomi al discorso del centrocampo, la slide di chi ha segnato fino adesso nel Napoli. Alla fine abbiamo avuto la fortuna di avere molti uomini a rete. La fortuna la fa, se non hai un cannoniere da 30 gol come abbiamo avuto anche nel passato, te la può fare, cioè a me mi fa ridere che oggi Koulibaly, il nostro marcatore è Koulibaly, però il centrocampo è importante, perché comunque Fabian Ruiz ne fa uno, ma se sono centrocampisti e ci mancano ancora i gol di, ha giocato poco, i gol di Zielinski. Tanto qua... Peppe, è importante vedere questa immagine che ti dice 9 giocatori in gol. Ecco. Questa è una cosa importante, perché comunque siamo all'inizio, se 9 giocatori sono andati in gol vuol in dire che la squadra sta assolutamente girando. L'altra cosa che ti segnala questa grafica molto interessante è che funziona lo schema. Aspetta, questo però ha detto Yolanda, questa grafica funziona lo schema, ragazzi. Funziona. Cioè, Koulibaly 2 gol, il gol di Rachmani. Vuol dire che quando il Napoli va di schema adesso non butta più la palla, ma riesce a concretizzare. Allora, sul calcio d'angolo. Dunque il mister in questa cosa, Yolanda è soprannominata Yolanda, il calcio piazzato. Yolanda è una fan dei calci piazzati, insomma. Vabbè, allora me allora sfonda un portone. Quest'anno no, è un'arma, è un brodo di giuggiole quest'anno con Spalletti. Dire, diciamo i precedenti di alcuni giocatori continuassero così, noi troveremo un Osimhen che fa un gol ogni due partite, perché nel Charleroi e nel Lille ha fatto, non so, 20 partite 10 gol, 25 partite 12 gol, quindi c'ha una media lui di uno ogni due partite, ed è una buona media. Però i centrocampisti, se vado a guardare la storia di Fabian Ruiz e di Zielinski, hanno una media di un gol ogni 10, un gol ogni 12 partite. Cioè, per la qualità di questi giocatori dovrebbero migliorarla, e io credo che lo possano fare, perché adesso è arrivata Anguissa. Anguissa è uno che gol non ne ha fatti mai. Gli ultimi anni ha cominciato a fare 4 in nazionale,
e già comincia. L'ho visto già far fare una grande parata al portiere del Udinese. Qua rischia di due, cioè, si uno, si può migliorare perché certo. Non esiste una squadra che vuole vincere, arrivare al suo obiettivo principale, che non si suddivida i gol tra i centrocampisti e le punte, perché i 40 gol di Cavani o di Higuain non ce li hai tutti gli anni. Io vi ricordo che dimostra anche che il Napoli può anche, almeno speriamo che duri a lungo, fare a meno del bomber, no? Appunto, stavo dicendo. Sì. Noi ci dimentichiamo che il grande realizzatore del Higuain, del Cavani, del Lukaku, non lo so, esatto. Perché ha una batteria che funziona, nel senso che qui segnano tutti. Non so, è come io sono un leggero appassionato di musica, come quei gruppi tipo i Bee Gees o i nostri Pooh, dove non solo suonano ma cantano tutti, quindi è un'armonia che si è creata, e credo che dipenda tantissimo anche da come l'allenatore è riuscito a crearlo il gruppo, a farlo uscire da quelle che erano le secche dell'anno scorso, di quella amara vicenda della sommossa, delle liti e delle polemiche. E mi sembra che qua, quando vanno in campo, sti ragazzi sa benissimo ognuno di loro che cosa fare, quando farlo e dove farlo, insomma. E c'è speranza anche per Lobotka di segnare, voglio capire. Questa speranza. Lobotka, sì. Ma quando uno solo, a me basta un gol di Lobotka. Voi vi dimenticate che noi ancora abbiamo Ciruzzo, Mertens, che ancora da mettere mano ai piedi. Cioè, rendetevi conto che ancora abbiamo tra questi nove, non appare il nostro Ciruzzo, che è quello che ha segnato di più di tutti negli ultimi anni. No, ma quello che diceva Tony è assolutamente vero, nel senso che in questo momento guardare i numeri dopo 4-5 partite è prematuro nel bene male, no? Perché onestamente io non tirerei fuori la Juventus per nessuna lotta, anche se la vedo dura, ma siamo talmente all'inizio che anche la Juventus, come fai a toglierla definitivamente del tutto sotto ogni discorso? Certamente devo dire che il Napoli, come stava dicendo Tony, non è tanto il fatto di aver visto chi sta facendo gol, è quello che io vedo, una squadra che ogni giocatore sa quello che deve fare. Questo è una grande già dopo due mesi di allenatore nuovo, è una grande conquista. A me è capitato spesso di vedere delle partite anche di altri campionati dove poi vedo alla fine il possesso palla 60-40, eccetera. Che è noto che anche se la squadra ha fatto di possesso palla 65, mi sono annoiato. Non è che ho visto un possesso palla di 65%, però ho visto un po' di azione, spettacolo. Ho visto spettacolo. Sono andato sempre sull'orizzontale. Come notavamo anche in questo programma, nelle settimane, la cosa più bella che ha aggiunto Spalletti, ma ovviamente è caratteristica del suo gioco, è che si verticalizza, è che insomma, c'è qualcosa pure in più, che vado più vicino alla porta, piuttosto che dei tocchi soliti. È giusto, cioè vedere il possesso palla, diciamo, lento, non un possesso palla in velocità, è stancante, perché sembra una partita di biliardino. Certo. Calcio balilla per quelli che parlano le lingue. E invece il Napoli è dinamico, cioè il possesso palla del Napoli è un possesso di palla dinamico, è fatto molto spesso in velocità, e quello ovviamente ti crea non solo lo spettacolo ma anche le grandi occasioni per sorprendere le difese avversarie. Quello è un po' il frutto che poi, se vogliamo poi ricordare, è una memoria un po' sarriana, per certi versi anche sacchiana, cioè della velocità, dello scambio di prima, immediato e via dicendo. Ovviamente ci vogliono anche i calciatori che riescono a dare subito la palla. I due tocchi. Allora, a proposito di due tocchi, vedo due tizi in collegamento, eccoli qua. Abbiamo di nuovo la nostra Italia con un ospite. A te giusto una battuta, che poi andiamo in pubblicità. Perso l'ospite, vediamo. Siciliano, è uno dei più grandi scienziati che abbiamo. Ecco, vedi? Lì la mia ignorantità. Grazie. Vai Italia. Sì, allora diamo il benvenuto al professore Bruno Siciliano, come dice giustamente il direttore Iavarone, uno dei più grandi scienziati che ci siano al mondo, una delle tante eccellenze della nostra splendida terra. Professore, benvenuto. Ciao, ciao, un saluto a Tony in studio, al mister Agostinelli. Io non sono ibridato. E a Beppe Quintale. Beppe Quintale, ovviamente, tutti gli ospiti dello studio. Io vi seguo sempre prima della partita. Diciamo, siete la mia compagnia quando non vado in trasferta. Finalmente dopo un anno e mezzo si torna in trasferta. Era da febbraio di quel, ti ricordi che ci incontrammo in tribuna? A Brescia. A Brescia-Napoli. Era appena scoppiata la pandemia. Esattamente, infatti c'erano i primi e ci fu quel canto offensivo dalla curva del
degli ultras del Brescia napoletani coronavirus. Avrebbero dovuto sapere, diciamo, la tragedia che avrebbe colpito l'Italia e loro in particolare. Veramente una cosa. Adesso sembrerebbe essere almeno parzialmente passato il momento più complicato. Gli stadi sono riaperti al 50%, stiamo andando verso un 80%. Alla fine di quest'anno, se va tutto bene, si ritornerà al 100%. Però oggi io con te voglio parlare di calcio, voglio parlare di Napoli, voglio parlare di campo. Quante emozioni dà ad uno straordinario tifoso come te questa squadra? No, ma stamattina ero contento, cioè addirittura avevo messo la sveglia alle 4:20, alle 4:20, pur essendo andato a dormire all'una, ero sveglio perché ero emozionato, sembrava quasi il primo giorno di scuola, il fatto di prendere un aereo, di tornare in trasferta, è un'emozione bellissima. Poi il fatto di, cioè la trasferta non è solo la partita, la trasferta è gli amici, incontrare, diciamo, gli amici come te, l'intervista, è tutto un insieme, il fatto di andare a mangiare una cosa oppure a bere una cosa assieme, insomma è una cosa, è una sensazione stupenda. E sono, con tutte le trasferte alle quali io ero abituato a fare, davo queste cose quasi per scontato, for granted come si dice in inglese praticamente, e invece il fatto di riassaporare questo piacere, insomma io ho l'adrenalina a mille, speriamo che il Napoli faccia una prestazione all'altezza di quella sontuosa di Udine. Che... Una domanda dallo studio per il professore siciliano. Prima della domanda di Turco, ed è tutto dire, in italiano però forse, in italiano. Una promessa, qualora le cose dovessero andare come, cioè, così nell'eventualità, mi farebbe piacere una battuta alla fine della partita del professore. Datevi un appuntamento per un eventuale, ok? Fatto questo, glielo dici dopo il privato, fatto questo sentiamo la domanda di Ho Turco. Una domanda per il professor siciliano, salve, sono Salvatore Turco, so se è ufficiale di Raul Bova. Non ti sente. Buonasera. Come non ti sente? Non è irritato, ti sente Italia. Mi sente. Sì, vabbè, lo dirà poi Italia. Volevo sapere, visto che il professore è uno scienziato, un uomo di scienza, sapessi se russa un terzino sinistro? Dove si può trovare in natura un terzino sinistro? Come si può creare il laboratorio? Ecco, non lo so. Era comprensibile. Allora Bruno, una cosa te la dico in privato, però la domanda del nostro straordinario Salvatore Turco, che tu ovviamente... Come no, Salvatore, un mito, Salvatore, ciao. Contento di poco. Allora, ci chiedeva, visto che c'è questo annoso problema del terzino sinistro che non si riesce a risolvere, non è che lo potresti risolvere tu in laboratorio creando un robot terzino sinistro? Magari, no. Allora, quello che si può fare con la tecnologia robotica è quello di migliorare le tecniche di allenamento grazie agli esoscheletri, grazie ai droni che ormai utilizzano tutte le squadre, e cercare appunto di migliorare i movimenti. Però il talento è difficile realizzarlo con una macchina intelligente, né tanto meno con un robot. Quindi devo dire che, diciamo, io vivo questa sorta di, come dire, di dicotomia, cioè io sono molto tedesco, molto ingegnere sul lavoro, però la mia napoletanità e la mia creatività mi porta a credere che in questa corsa di emulare con le macchine intelligenti gli esseri umani è giusto che sia sempre una rincorsa, cioè che rimanga tale. Perché? Cioè, d'altra parte, diciamo, gli stessi esseri umani, grazie alla tecnologia, diventano anche più intelligenti, perché noi al giorno d'oggi siamo molto più efficienti, perché riusciamo a fare un sacco di cose che invece prima non riuscivamo a fare. Insomma. Va bene, tra le tante cose che prima non riusciamo a fare, speriamo di vincere anche oggi. Va bene. Ragazzi, linea allo studio dopo. A dopo. Arrangia con Mario Ruda, come ho capito. Dobbiamo arrangiarci con lui. Noi ci vediamo tra pochissimo qui ad Energia Azzurra, canale 8, pochi minuti di pubblicità. A tra pochissimo. Sono le 17:30, manca un'ora alla partita, questo Sampdoria-Napoli, e noi abbiamo la formazione ufficiale del Napoli. Allora, alla fine in questo studio avevamo quasi azzeccato, c'è solamente una cosa che è un pochettino, non dico ci ha spiazzati, ma c'è stato il direttore che ha dato la sua lettura. Io ve la leggo anche se la state vedendo già in grafica, quindi abbiamo Ospina, e poi abbiamo in difesa Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly e Mario Rui, o terzine sinistre, poi l'unico. A centrocampo Anghissà e Fabian, e Lozano, Zielinski, Insigne e punta centrale Osimhen. Allora, ci avevamo un po' preso sull'eventualità di Zielinski al posto di Elmas, però Lozano al posto di Politano non ce l'aspettavamo, ma il nostro direttore, insomma, ci ha detto la sua.
No, credo che sia soprattutto per far riposare Politano, ecco. Per ridare anche a Lozano un po' di ritmo partita in più, perché viene da un momento particolarmente difficile. È chiaro che la strategia di Spalletti è la strategia del turnover saggio, nel senso che il turnover non significa stravolgere completamente una squadra e rivoltarla come un calzino, significa avere la possibilità di una rosa che riesce a darti su certi ruoli determinate garanzie, determinati giocatori di qualità. Quindi chi è chiaro che bisogna... lei? Cosa? Politano Lozano. Politano. Sì. Posso stringergli la mano a distanza? Ma assolutamente sì, perché no? Anche... Però aspetta, sì, no, io su YouTube ho dato proprio questo invece, cioè già da ieri. Manu Niover, l'hai visto qua e poi se va buia. Vatti a vedere il video allora, va bene, seguimi di più e imparerai qualcosa. Allora, se tu ci vuoi mortificare davanti a tutti quanti e ci vuoi dare queste mortificazioni, tu basta che ce lo dici, lo so, però questo ci hai fatto veramente un coppo gobbo. No, io non mi permetterei mai, solo che sarei risultata incoerente, perché magari chi mi segue, seguimi di più. Vabbè, te preferisci Lozano, per questo ho chiesto al direttore. Ha detto Lozano ieri e oggi. Perché, allora ti faccio una domanda, vado di nuovo, allora la nostra... carissima Olanda De Rienzo, nel suo social già ieri aveva dato questa formazione, certo. Già ieri, signori, già ieri aveva dato Lozano al posto di Politano. Perché e allora le chiediamo perché, siamo avanti, ecco, abbiamo perché energia. Sì, ma solo tu però ce le dici pure a noi e ci fai andare avanti anche no, a noi. La del direttore, diciamo che le notizie passano sempre prima per Canale 8. Siamo ristabili di ruoli subito. Piace moltissimo questo scoglio di Frizio. Vi siete tolto da dentro a quella scarpa. No, è ma piaciuto. È giusto, ma perché mica sarò stata l'unica, anzi, aver dato Lozano come star d'attacco titolare, proprio per il discorso relativo al far rifiatare Politano e anche perché Lozano deve riacquistare i minuti giusti per poter essere il Lozano che abbiamo visto anche in parte della scorsa stagione, quindi la trovo anche una scelta giusta, francamente. No, ma è una spero scelta comprensibile dalla partita. Poi come il calcio è bello, bravo, perché è vario, quindi. Noni, però facciamo una cosa, ti do subito la parola. Facciamo la prossima volta, tu dammi la formazione poco prima, io la metto sul mio profilo Facebook. Cioè, abbiamo capito che Peppe è rimasto sorpreso. Così faccio questa cosa, capito? Ma io l'avevo data così. Prima di passare ad Andrea, sì, volevo però dire una cosa, quando parlavi del turnover stravolgente, io credo che con i cinque cambi però ci sia un po' meno, cioè il turnover anche massiccio sia assorbito un po' meglio rispetto a due campionati fa dove non c'erano i cinque cambi, perché una volta tu ti trovavi veramente che andavi a giocare e tu dici ma chissà quando mai ha giocato, ma questo quando ha giocato, invece quanto mi dici questo, no, questo è fatto 30 minuti contro l'Udinese, questo ha fatto 25 contro la Juve, cioè è una gestione diversa di turnover. Devo dire anche che oggi con gli staff molto più allargati, con preparatori, che non ce n'è uno solo come una volta, c'è l'aiuto, cioè c'è molto più dialogo tra allenatore e staff, per me è una cosa molto importante perché l'allenatore ha un grande aiuto e tante volte c'è da dire che nelle rose così ampie e così di grande qualità veramente decidono anche a tavolino in certi momenti le partite da fare, il minutaggio da fare. Non credo mai io alla staffetta prepartita, quella della singola partita, non ci credo perché non so quello che sarà la fine del primo tempo, se nel bene e nel male, però credo che una gestione di tutto il gruppo in questo caso ci può stare però nel tempo, quindi è una cosa molto importante. Ricordiamo che gli Isolotto sono tre, ricordiamolo. Per cinque cambi. Cinque cambi, insomma. No, perché magari c'è qualcuno si dimentica, qualche squadra ne fa quattro. Vuoi ricordare anche che la partita dura 90 minuti? Dovrebbe durare 90 minuti più eventuale recupero. C'è qualcuno che ne fa quattro. Per ogni cambio ci sono 30 secondi. Ma ti faccio una domanda. Voglio entrare nel merito. I 30 secondi vengono dati per lo slot o per il cambio singolo? Ti faccio la domanda, quando l'arbitro deve assegnare, quando l'arbitro deve assegnare il recupero, da 30 secondi in più a slot o a uomo sostituito? A sostituzione. Vabbè. Sto vicino a mister. Ma va bene perché non lo sa. Ascoltami, no, non devi suggerire, però non va bene. Se no fate le cose. Vi cambio posto, Allegria. Cambio posto. Ti posso suggerire invece una cosa? Assolutamente, che ma è uscita la formazione della Sampdoria Piaportiva. Me l'avevano appena detto, l'avrei chiamata, ma siamo una squadra. Allora, fa impressione. Allora, io certi nomi non lo so, io c'ho giusto Yoshida. No, su Pokémon comunque. Giusto Yoshida. Allora abbiamo
Audero, Bereminski, con lei, Yoshida, Augello, Thorsby, Silva, Candreva, Damsgaard, Caputo, Quagliarella. Ma sono così belli questi rinomi, Caputo e Quagliarella. Quindi uno schema è un 4-2-2-2. Assolutamente simile a quello del Napoli, con le due punte che invece di giocare in verticale, cioè una dietro l'altra, come gioca il Napoli, gioca in orizzontale. In questa situazione noi potremmo avere veramente una superiorità a centrocampo, perché Zielinski è quello che può fare la differenza a livello tattico. Fortunatamente, con l'arrivo anche di Anguissa, con la formazione di oggi, tu puoi anche andare a giocare nel momento di difficoltà, fare un centrocampo a tre con Anguissa o Fabian davanti alla difesa, le due mezze ali a seconda chi, a fare un 4-3-3, perché Zielinski lo sa fare la mezzala. Invece nel caso della Sampdoria, sia Caputo che Quagliarella non possono fare questo modo, perché sono due punte autentiche e non sono due punte come ce li ha il Napoli con Osimhen e Zielinski che gli sta dietro. Quindi attenzione, perché in mezzo al campo potremmo fare una grande partita, ma anche attenzione perché la Sampdoria ha tanta qualità. Lo sai, mister, sono curiosa di vedere la partita di Rachmani, perché queste sono due punte di esperienza. E voglio vedere proprio lui come gestirà le marcature, il suo livello di concentrazione, perché è un po' la partita che nel caso potrebbe essere della conferma, no? Prima dicevamo, quindi si fanno una prova, lui ha giocato bene le ultime partite, alcune all'inizio non benissimo, quindi capire un po' anche qual è la continuità che può offrire questo giocatore. Io un giocatore che leverei a loro, però forse nessuno pensa a quello, io leverei Damsgaard. Infatti. Per me è un grandissimo talento, quindi attenzione quando si accentra da sinistra verso destra, e credo che Spalletta abbia detto sicuramente a Di Lorenzo, è un destro che ti può fare veramente male, capire come gioca, perché questo è un grande talento, questo può veramente andare a grandissimi livelli in Europa. Ma quindi credi che Di Lorenzo debba essere più alto per fermarlo, per non farlo scendere? No, o aspettarlo? No, di solito nella difesa 4 è Mario Rui quello che è più alto, perché Insigne si accentra molto di più di Lozano o di Politano. Quindi che succede? Che Di Lorenzo va meno, perché davanti c'ha sempre al 90% un giocatore, cosa che invece Mario Rui non ce l'ha alla sinistra, Insigne ce l'ha molto più spostato, e perché per me, onestamente, devo dire che Spalletti, furbo e intelligente come, non lascia mai due centrali soli, ma ci lascia due centrali più un esterno molto vicino. Quindi un Di Lorenzo più nazionale, più da Mancini. Sicuramente, insomma. Per me sì. Abbiamo qualcosa dal web? Qualche curiosità, qualche notizia? Al momento ancora nessuna dichiarazione, però c'è un dato statistico. Sì. Se prima abbiamo iniziato a parlare di scaramanzia, di cui si potrebbe parlare, però se si è scaramantici forse è meglio non dirlo. Ma tu guarda, tu a me lo puoi dire, che io sono... Già, non fa sentire, non fa sentire. Non ti preoccupare, me lo puoi dire. Allora, negli ultimi anni le partite del Napoli a Marassi con la Sampdoria si sono succedute. Tre vittorie, un risultato negativo, tre vittorie e poi un altro risultato negativo. Adesso siamo a due vittorie consecutive. Basta. Cioè, tu hai dato è un assunto. Cioè, è una sola sconfitta a Marassi. No, abbiamo fatto 3-1. Ma 2. E allora mi avrei... I ultimi tre risultati sono stati la sconfitta per 3-0 con Ancelotti. Allora, io toglierei a loro, se il mister è d'accordo, portiere. Portiere, infatti. In modo tale che è più facile poi poter segnare. Si può giocare anche in 10. Però non lo so. Se tu decidi di giocare in 10 lo puoi fare. La domanda seria, ma Quagliarella mica corre come una volta? Anche se non è che ha fatto mai queste stroppate. Tu sei sicuro che vuoi fare questa dichiarazione prima dell'inizio della partita? Ma stava parlando di Sampdoria Napoli, lo stava parlando Lugente. Io mi ricordo proprio su Quagliarella, non è la prima volta. Ma gli voglio bene. Siamo esperti di energia azzurra. Lo comprerei adesso e lo terrei. Io ragazzi, i quattro davanti giocatori della Sampdoria sono grandi giocatori. Poi dopo Quagliarella non possa giocare 90 minuti, ma Caputo, Quagliarella, Dasvarg e Candreva, di quest'anno ancora di più, che è ripartito bene. Sono tanta roba, ragazzi, ma scherziamo. Su Quagliarella sfondi una porta aperta, anche perché devi sapere che io ho delle maglie del Napoli. Mi sono tenuto una maglia di Esposito, perché uno che gioca nel Napoli sa degli ammai Esposito. Ce l'ho, abbiamo avuto un Esposito fortissimo che ha giocato nel Napoli, Massimiliano, che ogni tanto ci segue pure, è una persona simpaticissima. E poi quella di Quagliarella, scusatemi, ma a me, io ho proprio queste due maglie, Esposito e Quagliarella. Vabbè, pazzesco. Cioè, se ci
ci fosse stato un gargiulo nel Napoli, devo fare un condominio praticamente. Citofonare Quagliarello. Allora adesso invece di citofonare, chiamiamo Italia in collegamento, perché credo che ci siano dei tifosi vagamente conosciuti da queste parti. Andiamo da Italia. Sì, c'è una carambata che in questo momento stiamo facendo a Canale 8. Abbiamo niente di meno che una persona che non vorrebbe mai essere inquadrata dalle telecamere, la signora alla mia sinistra è la sorella della moglie di Savio Panico. Quindi i cognati di Savio Panico sugli schermi di Canale 8. Italia. Buonasera a tutti. Italia, noi qui siamo proprio... Un attimo solo. No, dico Italia, meno male che ci hai specificato che la signora è... Alla tua sinistra, perché non l'avremmo capito altrimenti. Ci hai specificato che la signora era alla tua sinistra. Ripetita Juventus. Appunto, Juventus. Anche. No. Savio è il nostro produttore, più che altro. Noi siamo veramente emozionati di stare qui a condividere con voi, con Canale 8, praticamente la fede azzurra da sempre. E quindi Napoli primo in classifica. Speriamo vada tutto bene, siamo fiduciosi, ottimisti e non ci ferma nessuno, sempre nel cuore, il Napoli sempre nel nostro cuore. Un'ultima battuta prima di liberarvi, ho promesso alla signora di non farle dire niente e mantengo la promessa, no, perché io sono molto bugiarda. Che cosa sarebbe disposta a fare in caso di vittoria finale del Napoli? Uccidere il cognato. Uccidere Savio, no, mi suggerisco no, lo studio. Assolutamente no, in casa festeggiare, anche se da Genova festeggiare la partita. Ho un figlio che va allo stadio da quando aveva 17 anni, quindi la partita del Napoli viene comunque prima di tutto. Mi sembra una risposta estremamente sobria ma molto incisiva. E su queste parole io ringrazio i nostri ospiti, li saluto e vi restituisco la linea. Grazie Italia e Forza Napoli. Allora, le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento, quindi tra un po' seguiremo anche queste immagini. Oggi con che maglia giochiamo secondo voi? La rossa. Bianca. Rossa di nuovo dite? Secondo me sì. No, rossa non mi piace. No. Bianca. E la rossa non piace. Rossa, bianca, perfetto. Rossa, da una parte la rossa, dalla parte la bianca. Tu per che maglia sei oggi? Azzurra. Sempre azzurra. Io sono io, l'azzurro. Sì, ma se la Sampdoria gioca in casa... No, io sono per il rosso passione. Rosso passione. Beh, lei, diciamo, non sono daltonico, spero di non esserlo, è uruguaiana, perché è più celeste più un albiceleste sembra. Celeste è la nazionale uruguaiana. L'albiceleste è l'Argentina, cioè. È selezione quella. La selezione. Pardon. Noi siamo appassionati di calcio sudamericano. Io e mio figlio. Abbiamo avuto una tradizione importante del Sud America qui da noi, quindi insomma abbiamo fatto un uso privato di questo mezzo pubblico e anzi quasi un familiare, familiare. Intanto stiamo vedendo delle immagini di Ferrero per un'iniziativa delle Nazioni Unite. Credo che ci sia una sorta di gemellaggio che hanno fatto già con la Roma e adesso lo stanno facendo con la Sampdoria, che praticamente ci saranno queste maglie dei giocatori oggi della Samp che verranno poi messe all'asta e tutto questo andrà in beneficenza da parte tipo delle Nazioni Unite per l'Afghanistan. Quindi questa è un po' l'iniziativa. Bello. Che è stata già fatta dalla Roma e adesso è passata alla Sampdoria che ha aderito, quindi avranno queste maglie particolari che andranno poi su questo sito che vende queste maglie appunto per charity. Allora, a livello di schemi, tra come siamo messi noi e come siamo messi loro, come sono messi loro, può essere l'uomo che risolve la partita nel Napoli? Allora, noi dovremmo fare una grande partita difensiva. Paradossalmente uno pensa al Napoli, deve attaccare, deve fare la sua partita, ma dietro non possono sbagliare nulla per la qualità degli avversari, perché spesso e volentieri, anzi quasi sempre, ci troveremo sempre uno contro uno, perché noi abbiamo due centrocampisti centrali. Dov'è che loro possono andare in difficoltà? Proprio la posizione di Zielinski, che ovviamente gioca tra le linee, gioca dietro i due centrocampisti centrali della Sampdoria, e dovrebbe essere bravo il difensore centrale della Sampdoria a uscire quando Zielinski gli danno la palla tra le linee, ma il problema sarà grave perché il Napoli è vero che gioca così,
tu vedi questo schema, dici ecco il trequartista è Zelensky, ma non è così solo lui, perché Insigne da sinistra viene sempre dalla linea come un vero trequartista, quindi c'ha lui, Zelensky, Lozano che forse taglierà di meno perché non è come Politano che gli piace venire in mezzo per andare a tirare, forse farà più la fascia Lozano, però insomma voglio dire... Ripeto, dopo tutti questi bei discorsi, che piace o non piace, il Napoli decide oggi la partita perché è più forte, decide nel bene e nel male se dovesse essere una giornataccia. Tutto l'uomo qua. Decisivo per il Napoli oggi, Salvatore? Ma io dico di nuovo Anguissà. Anguissà di perché nuovo? Perché mi piace, perché sta dimostrando... che un acquisto buono l'hanno fatto. Ecco. L'uomo decisivo di oggi. Non è poco. Osimhen. Osimhen. Insigne? No, concordo con Andrea, Zielinski. Zielinski. Anche perché posso certo. ribaltare un concetto, forse mi farò molti nemici, perché il fatto dello schema, del numero è carino e simpatico, ha una sua valenza, ma in realtà non è così come diceva Andrea, non è che noi vedremo sempre una linea di 4, una linea di 3 e una linea di 3, cosa che accade per esempio nel basket dove tu quelle distanze le devi mantenere. Qui è chiaro che cambia a seconda del momento della partita. Ma sai, poi, in effetti poi il numero che noi abbiamo prima della partita, 4-3-3, 4-2-3-1, non è solamente, è il momento in cui la palla ce l'hanno gli altri. Esatto, e poi una volta, c'era anche prima, solo perché una volta si diceva abbiamo un centrocampista in più e un attaccante in meno, una volta così veniva definito, no? Negli anni che... I numeri si dice in fase di non possesso, cioè quando la squadra avversaria la palla tu dici che in che modo stai giocando, quando è la palla oggi come oggi... Non è più lo schema di Zema, il 4-3-3 solo sulle cose con i tagli. Oggi c'è grande libertà e questo sono assolutamente convinto che sia una cosa. Io i talenti, ingabbiarli in una tattica, a me non piace. Quindi è certo che nel momento in cui la palla la prendono gli altri ci vuole un'organizzazione che questa poi ti dà i numeri. Certo. Allora, prima di andare da Italia che ha dei tifosi del Napoli, accanto a lei volevo ricordarvi l'iniziativa di Energia Azzurra per quanto riguarda il centrocampo, cioè voi avete la possibilità di votare il vostro centrocampo ideale, poi noi decideremo, vi faremo sapere ovviamente quale è quello ufficiale, perché avete votato questa volta un centrocampo, siete stati bravissimi, ma d'altronde eravate pure un po' facilitati, perché stanno giocando talmente bene che Anguissà e Fabian si sapeva che andava a fare così. Abbiamo degli utenti competenti, fa anche rima d'altronde, quindi andate sulla pagina di Energas e partecipate a questo gioco, insomma alla fine misurate comunque anche la vostra competenza. E invece adesso andiamo a misurare la febbre del tifo, questa febbre carnevale di Rio a 90 da Marassi. Abbiamo anche, non lo so, sembra, non lo so chi è dei tre moschettieri, dei Nupnacci, no, se lo ha Nupnacci, andiamo da Italia con i nostri tifosi, famoso Petro. Eccoci. Eccoci, allora con ovviamente il club Napoli-Genova, non poteva mancare. Grande. Immenso entusiasmo, la mascherina se l'è messa anche D'Artagnan, che insomma mi sembra una grande conquista. Allora, Presidente, quanta emozione per questa giornata, quanta voglia, quanto ci credete? Allora, ci crediamo tantissimo, visto pure le ultime prestazioni. Abbiamo creduto. Consapevoli della forza della squadra. E siamo belli carichi e finalmente quest'anno che possiamo tornare allo stadio cercheremo di non mancare mai. Allora, non c'è stato sempre un grande feeling tra le due tifoserie, diciamolo. Che cosa vi aspettate oggi al di là, insomma, di quello che poi è il passato? Ma diciamo che ci aspetteremo i soliti cori che ormai sono di routine in tutti gli stati. Routine non mi piace perché vanno sempre stigmatizzati e andrebbero puniti. Lo so, anche però più siamo bravi noi a drammatizzare su tutto, siamo napoletani, quindi sappiamo, li combatteremo così, con un applauso. Ecco, bravo. Vedi, mi sembrano veramente straordinari. Una battuta solo al nostro D'Artagnan. Grazie. Buonasera nonno D'Artagnan, ne ha viste... Non sono ancora nonno. Non è ancora nonno, è giovane. Scusa, 82 anni, non è ancora nonno, c'è tempo chiaramente. Quello che volevo chiedere, ne ha viste tante di squadre, ma quanto le piace questa di Spalletti?
Ma moltissimo, e credo che questa qui forse è la volta buona che si ritorna il primo scudetto di Maradona. Speriamo, ragazzi. Quest'anno siamo su quella strada. Speriamo, allora un Forza Napoli, dica. Secondo me lo stadio deve essere aggregazione, soprattutto dopo il Covid. I cori purtroppo ci saranno sempre. Noi andremo con la voglia di tifare, di stare insieme anche alle altre tifoserie, che siano juventini, milanisti, interisti, che ci sia folklore. Bravo. Bravissimo, bravi. Sport, non lo dimentichiamo, il calcio è sport, è divertimento, è un modo per stare insieme e per divertirsi. Bravissimi, bravi. Grazie Italia. E dopo questo spot a quello che dovrebbe essere nella realtà, ma purtroppo ci scontriamo poi con quelle che sono le cose che accadono. Dici Tony. No, vorrei dire, al di là della bontà del messaggio, è un bel messaggio assolutamente, vorrei essere un po' più crudo, nel senso che questi tifosi che fanno i cori forse hanno nostalgia degli stadi chiusi, quindi è bene che il giudice sportivo li accontenti ogni volta che si chiude. Però è bello anche sentire come, cioè, l'accento napoletano si sia mixato a quello genovese. Quello anche che ho 82 anni, ci si può ancora vestire in un certo modo. Perché c'ho 82 anni e ancora voglio una 85-86. Io purtroppo ho dimenticato una cosa, chiedo alla regia se avvisate Italia, se prende anche i recapiti di questo club Napoli dei tifosi, appunto questo era Genova, perché vi annuncio che, come avevamo promesso, perché li abbiamo visti durante, se vi ricordate, durante la scorsa partita, abbiamo conosciuto a Udine quelli del club Napoli di Monaco di Baviera. E gli avevamo detto: lasciateci i recapiti che vi contatteremo. E veniamo a bere con voi. Vediamo un po'. La prossima partita, visto che c'è pure abbiamo l'Oktoberfest alle porte, faremo un collegamento con il club Napoli di Monaco di Baviera. Il presentimento che Turco si offra per la trasferta. Si offre, secondo me, come assaggiatore di birre. Due birre chiare, ecco, con qua. Poca schiuma grassa. Assolutamente. Quindi per devi, adesso devi rinviarla di un anno, però. Perché non c'è quest'anno l'Oktoberfest. Anche stavolta. La mascherina è difficile. Forse la fanno a dire. È quello. O misterio abbiamo tutto. 80 anni, ragazzi. Sembra, quindi. Il luppolo alla grande. Pelo, dicevo, faremo questo collegamento e poi, perché no, ne potremmo fare anche uno con gli amici di Sampdoria. Voglio fare una domanda al mister Agostinelli. Scusi, posso una cosa? Posso? Ma per caso, quando tu me l'hai detto gentilmente, io ti ho risposto male. Cioè, perché ti devi... Ma lo dici tu. Questa è la scuola Cruciani, se non gridi e fai un burdello non hai udienze, capito? Quindi denunciateci qua. Dopo la telepromozione lo puoi fare. No. Rimani così con la mano, ti rivolgo così. Ecco, staccalo così e riproviamo così. E noi ascoltiamo i consigli dei nostri amici di Energa. Allora, dove eravamo rimasti, signor Turco? Ecco qua. Quindi il lato da attaccare della Samp è quello sinistro, preferibilmente? Allora, cioè la nostra sinistra, la loro destra. Scusate capo, dipende da dove entrate alla rotonda, perché se voi trasite che stavano a casa, io venivo da via Renaccia. Specifica bene. Allora, quello che penso io, credo che dalla parte di Berezinski, quindi sulla sinistra del Napoli, la destra della Samp sia più facile, perché a livello tattico come difensore esterno vedo più pronto Augello che non Berezinski, che a volte ha delle disattenzioni così importanti. Eppure uno che segna, c'ha il vizietto. Sì, no, ma io parlo, noi stiamo attaccando, quindi io sto valutando la fase difensiva della Sampdoria. Credo che dalla parte di Insigne e di Mario Rui possa essere però... Allora, prima di iniziare anche con le telefonate dei nostri amici, perché comunque è prerogativa di Energia Azzurra far partecipare quelli che sono i nostri protagonisti, che sarete sempre voi tifosi che ci seguite, la maglia sì, sarà quella rossa sicuramente, quindi avete azzeccato per la maglia rossa. Io volevo giusto un attimo vedere le slide che riguardano i marcatori della Samp fino adesso. Sì, I have the slides. Allora, guardiamo un poco. Allora, per la Sampdoria, che ha fatto appunto 5 gol, abbiamo una doppietta di Caputo che ha fatto nell'ultima partita, Augello, Candreva, Yoshida. Quindi loro, questa è la situazione dei marcatori della Samp, e speriamo insomma resti tale, cioè proprio da rimanere tale e quale, proprio così. E poi abbiamo di nuovo, così come è già successo con l'Udinese, Spalletti è un ex anche della Sampdoria. Quindi vediamo un poco quando era a Sampdoria il nostro
nostro ex speciale. Ha fatto 38 panchine con la Samp, con 14 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte. Non è stata insomma, proprio, non è proprio... diciamo che non è stata proprio un'annata di quelle proprio doc, dice, da memorabile, da ricordare. Diciamo che se la ricordano i tifosi che lui. Comunque con noi, insomma, direi che fino adesso non si può dire davvero nulla. Poi c'è un'altra cosa che riguarda Quagliarella, che comunque credo che sia stato vittima di un qualcosa che non riguardava lui, che purtroppo l'ha allontanato da un sogno che aveva, anche se comunque ha giocato appunto nel Napoli con 37 presenze, 11 gol e 6 assist. E io comunque mi è dispiaciuto che non ha chiuso la sua carriera a Napoli, non so cosa ne pensate voi, ma questo è il mio pensiero. Credo sia un dispiacere comune, no? Perché spesso purtroppo capita che nemo profeta in patria, no? Non è una cosa che purtroppo a Napoli accade spesso. Io comprendo che il pubblico sia molto esigente nei confronti dei giocatori napoletani. Poi nel caso di Quagliarella veramente il problema è stato tutt'altro, sì. Ed è stato di una caratura, di una bassezza, gravità, di una gravità una impressionante. Però diciamo che brutta. Purtroppo i delinquenti non hanno patria, non è che sono napoletani o di Torino o francesi, cioè hanno tutti purtroppo la stessa caratteristica, ovvero che dovrebbero andare in galera, punto e basta. E quindi il popolo napoletano ha riabbracciato Quagliarella e questa forse è la cosa più bella, però oggettivamente per un motivo o per un altro succede sempre che non si riesce a concretizzare quel sogno di vedere il napoletano amato e vincente a Napoli. Speriamo che possa toccare ad Insigne. Ecco, speriamo appunto in un rinnovo e almeno ce lo teniamo qualche annetto in più. Ma Insigne credo che oggi sia uno dei giocatori più forti d'Italia, se non del mondo. Ma perché tutto questo tempo per il rinnovo? Cioè, quant'è la cifra? Ma credo che siano, sono abbastanza distanti. No, c'è una questione di carattere, diciamo, di programmazione economica dell'azienda Napoli. L'azienda Napoli tende a ridurre gli ingaggi, quindi fa delle proposte di allungamento di contratto e non di contratti che aumentano invece per quanto riguarda il controvalore economico. Questa è la politica che ha scelto il Napoli e su questo c'è, diciamo così, il dissidio tra i due, almeno così dovrebbe essere, però credo che stando così la situazione, insomma, verificando che Insigne poi alla fine è rimasto qui, ci sono state o non ci sono state offerte, secondo me non è importante, è che è un giocatore di caratura nazionale, questo è un titolo nazionale italiano che ha vinto gli europei, voglio dire, poi noi siamo molto esterofili, perché se fosse un giocatore dell'Olanda che ha vinto gli europei titolare, per noi sarebbe chissà che... Io voglio il cognome, insomma, che... Parliamo di telefonate, abbiamo la nostra prima telefonata. La prima? Ce l'abbiamo? Sì, io te lo dico io. Perché l'hanno detto adesso ce l'ho. Visto che tu non mi hai fatto così, stavolta te lo faccio io. Allora abbiamo una telefonata. Pronto, Salvatore, sei in diretta. Buonasera a questo bellissimo parquet. Quindi sono il primo stasera. E forza Napoli, perché ridi? In primis è un quadro stupendo questo qua che vedo con i miei occhi dal televisore. Ma non lo dico solamente per le due gemme che avete a destra e a sinistra. È una cosa spettacolare. Scusate, io mi levo perché... Poi vi ringrazio per questa bellissima trasmissione che ci fate vivere. Ci addentrate proprio a me all'interno dello stadio. E mi fermo. Adesso vorrei fare due domande, se mi è concesso. Certo. La prima la faccio al mio grande mister Agostinelli, ce l'ho sempre nel mio cuore. È da giocatore e da mister, una persona seria, basata e sempre onestamente lui dice, diciamo, di quello che crede, perché non dice mai qualcosa che non crede. Questo lo so per esperienza. Ah, beh, che bello attestato di stima. Grazie. E quindi ti volevo chiedere, tecnicamente, ma non è adesso, mister, secondo voi, il caso di far partire Onas? Dobbiamo titolare? Titolare. Una io credo classe. Che nella mia piccolezza, diciamo, di tecnico, io credo che questo ragazzo sia arrivato all'ora di essere stato... ma un po' seriamente, non più quei 10 minuti e 15 minuti. Io credo di negli ultimi tempi di vedere veramente un campioncino. È vero che forse porta un pochettino troppo la palla, però sinceramente per me è una cosa stupenda vederlo giocare. E questo è uno, poi dopo
ascolto la sua bellissima risposta. Allora, intanto la ringrazio per i complimenti che fanno sempre piacere, veramente sono grazie. Tutti vostri, non grazie. Il violino, non dico mai quello che non penso, lo dico perché siete, io figuratevi, ho fatto lotta con mia moglie, adesso grazie di Dio Barbara D'Urso è chiusa da un altro lato. Hanno lottato tra di loro e hanno rinchiuso anche Barbara D'Urso, incredibile. Rispetto, con tutto il rispetto della nostra concittadina, ma signori miei, no, e tu fai ragione. Calmen, cioè, a questo punto vai a liberare. Sfrutta da Euronics una promozione a Cat Donato Televisore, a Cusina Pippicci Calcio. Infatti, devo provvedere. Allora, volevo rispondere. Adesso, se mi è concesso, vorrei fare la domanda. Sì, facci la seconda domanda, così ve ne rispondiamo. E qua divento molto, molto serio. Mi rivolgo al nostro illustre direttore Iavarone, perché lui oggi ha una grossa responsabilità nell'ambito partenopeo. Lui è una firma autorevole e quindi dovrebbe veramente iniziare. Io non dico una campagna contro il Nord, no, perché io odio queste cose di sessismo e tutto, però io dico, direttore, io credo che secondo me sia arrivato veramente la fine di questo tipo di discorso, di queste volgarità, di queste offese che fanno a tutti e a noi campani, e sinceramente veramente mi annoio. Però la cosa strana, non dico lei, io vedo anche illustri direttori di quotidiani, li vedo in altre emittenti e tutto, ma nessuno sono, e poi tra virgolette sono persone che vengono a fare pure lavoro qui a Napoli sulle varie emittenti, e nessuno mai si permette di stigmatizzare la situazione. Certo, a me 10.000 euro che hanno messo di multa per me è una barzelletta. Io vorrei veramente che si iniziasse. E lei, direttore, ripeto che per me è una illustre firma e ci rappresenta in tutta onestà che questo tipo di problema veramente dovrebbe finire. Ragazzi, ascolto per televisione, vi ringrazio. Grazie. E vi ripeto, dagli occhi siete una cosa splendida a guardarvi. Grazie Salvatore, grazie. Magari loro sono la cosa splendida. No, ma sono le luci che fanno effetto. Allora io direi prima di attaccarci immediatamente al discorso delle dittature. No, io sono d'accordo e consapevole su quello che diceva il nostro amico. È chiaro che ritorniamo sempre allo stesso discorso, ritorniamo al discorso anche che abbiamo fatto con i tifosi, che qui si rispettano le regole, altrove non si rispettano. Noi dobbiamo batterci affinché le norme vadano per quelle che sono, cioè vanno applicate. Esiste nel regolamento del calcio, nel regolamento della Federcalcio, un disciplinare che prevede che ci sono delle sanzioni forti, anche dure, però a questo punto bisogna essere chiari, perché bisogna smetterla poi con la connivenza tra i club, i quali cercano di ammorbidire queste pene e quindi di ammorbidire ancora di più quello che è il ruolo del giudice sportivo. Il giudice sportivo è una giustizia domestica, no? Così si usa a chiamarla, perché è una giustizia come se fosse il condominio, né più né meno, non è la giustizia ordinaria. È chiaro che invece questo deve essere premiante e il giudice sportivo deve essere inflessibile. Le sanzioni ci sono, c'è anche la chiusura di una curva, ce ne sono tante, c'è l'interruzione della partita. Noi dobbiamo batterci affinché queste siano delle regole da applicare, come tutte le regole, come, non so, se io lascio la macchina in divieto di sosta, beh, non dico a Napoli, dovrei avere la multa. E questo è il concetto fondamentale, il rispetto delle regole e soprattutto di chi fa rispettare le regole. Purtroppo nel calcio questo non avviene. Posso dire una cosa velocissima su questa cosa, ma veramente pochi secondi? Non voglio essere polemica, ma io credo che in Italia, ma non a Napoli, in Italia nessuno voglia prendere posizione nel calcio come su tanti altri argomenti, ed è il motivo per cui non ci sono mai leggi chiare e pene sicure. Quindi il discorso è che nessuno si va a mettere contro una curva e gliela chiude per poi dopo far avere i problemi al club con i tifosi. Ma questo è il problema. E allora diciamolo chiaramente, perché se ci giriamo intorno e diciamo no perché poi no, io credo purtroppo che non ci sono il comportamento, pene che vengono fatte e poi specifichiamo chiare. Che dai, si tratta di, di idioti, e sto usando, diciamo, un eufemismo. Sono anche una minoranza, quella sono è la cosa degli bella. Idioti. Poi è che gli idioti, purtroppo, non c'è argine davanti agli idioti. Però esistono le sanzioni, però esiste una normativa. Io credo che noi dovremmo arrivare al punto di copiare un po' quello che è lo sport americano. Gli arbitri sono dei professionisti e quindi non dipendono da nessuna federazione, agiscono per proprio conto e se sbagliano pagano, come tutte le organizzazioni dei professionisti. Tu hai visto, creiamo anche
pagare per lo scandalo dei rimborsi e quant'altro. No, io dico, se ci fosse il sistema... No, dico in generale, per questo dico... Se ci fosse il sistema dello sport americano, che poi noi parliamo di showbiz ormai, no? Questo è lo sport, questo è diventato... Se ci fosse quel tipo di sistema dove si richiede la professionalità e il professionismo da parte di tutti e che se non si rispettano certe regole si va fuori o se si lavora male si va fuori, facciamolo anche per la giustizia sportiva. Mettiamo dei professionisti proprio a fare la giustizia sportiva che se non applicano le norme, beh, dici tu, poi finisce che nella giustizia ordinaria non esiste questo perché non c'è la punibilità per i magistrati, ma qui entriamo in un ambito molto più grande che non è questo nel posto e nella sede per trattare. E invece questi sono degli esempi che sono proprio sulla pelle della gente. Sì, però la cosa che non è così di dare fastidio, però quello che uno nota è che durante la partita, al di là, è finita la partita, già l'aveva detto dopo nella sintesi il telecronista della RAI, che si sentiva durante tutta la partita. L'hanno detto in tanti che si sentiva durante tutta la partita, ma neanche lo speaker ha invitato a non fare i cori. Cioè, quindi parliamo della serie, e non poi... ne parlate, cioè della serie non è successo niente. Questa poi è la chiudo cosa perché a me interessa molto sentire invece la risposta di Andrea su un as, perché quello è una lettura importantissima del Napoli. C'è anche da dire che queste riprese, e diciamolo, sono riprese censurate, non sono nostre, non sono della RAI, non sono di Mediaset, sono di un service, insomma, questo è il termine che si usa, che è gestito dalla Lega Calcio. Quindi, quello è, per quello cui è ci fanno vedere quello che ci vogliono fare. La connivenza alla e ascoltare quello che ci vogliono fare. La connivenza è quella, ve lo dice uno, insomma, che negli stadi per lavoro c'è stato. E io se vi dico quello che mi è stato detto, ma nelle tribune, cioè non stiamo parlando nelle curve, parliamo nelle tribune. Tribune, se io vi dico quello che mi è accaduto tra Roma, Bergamo, Brescia, Verona, Bologna, quello che mi hanno potuto dire durante tutta la partita, cioè, però insomma, alla fine lasciamo stare, sentiamoci. Beppe, io però la Scilletti fanno lo sconto, cioè quello non si può, devi eventualmente portare un elettrodomestico, va bene? No, non lo farebbe mai, cioè, hai capito che pazienza che c'ha la moglie di Salvatore. Quindi tu hai capito, non è che fortuna può portare la moglie di Salvatore che ci ha chiamato. La moglie di Salvatore che ci ha chiamato. Ah, no, io pensavo Salvatore Turco. No, non ma che sta pensando ancora? No, ero rimasta sconvolta. No, ma tu hai capito che santa che è? Com'è possibile che faccia una cosa del genere? Ma chi sono sposa? Salvatore Turco! Cioè, io voglio un futuro come il tifoso là che stava a Genova, vissuta allora, Pertos. Allora, ci abbiamo sempre in caldo un as e sta sempre qua la risposta perché abbiamo Italia che tra un po' deve entrare allo stadio, mi sembra, perché la vedo che già sta lì. Italia, noi un saluto per te, buona partita come sempre, ci sentiamo prossimamente. Posso? No. No, scusate ragazzi, vi devo chiedere gentilmente di avere un po' di pazienza perché sta per arrivare il portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'ufficio stampa della Sampdoria stava portando in esclusiva da noi, quindi un attimo di pazienza e avremo il collegamento Italia, esclusiva. Basta che non ci fai un cazziatone però, perché noi ti stavamo dando la linea comunque. No, però io non vorrei che la risposta di Agostinelli avvenisse quando c'è stata la sostituzione di un as. Ecco, a proposito quando ce l'hai, noi intanto ti stiamo vedendo, in bassa frequenza ti vediamo. Nel momento in cui vediamo che c'hai accanto la persona, noi vediamo immediatamente da te, senza che gli facciamo domande, nulla. Parti tu direttamente, bella dritta, tanto siamo qua. Ma allora, è una cosa bella ragazzi, no, come l'ha detto che ha da arrivare, cioè, la cosa è una cosa bella, l'iniziativa, una brava persona, in campo, l'iniziativa che hanno fatto gli altri di cui ho parlato prima. Allora, il nostro Salvatore ci parlava di, sto vedendo la mano, no, ce l'abbiamo già, no, non riesco a capire, no, è una cosa molto importante, una cosa molto bella. Quindi mi sembra anche giusto dare spazio a un'iniziativa del genere, che spero che possa accogliere anche perché no, la squadra del Napoli, perché riuscire comunque a fare in questo momento un'opera di sensibilizzazione a quello che sta accadendo in un'altra parte del mondo, lo so, il calcio alla fine serve anche per questo. Ecco, lo vedo in onda la nostra Italia, ecco, a te la parola Italia. Eccola, sì, allora siamo con la dottoressa Sami, la portavoce dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati. Mi è saltato l'auricolare un attimo. Non si preoccupi. La dottoressa è qui per presentare un evento straordinario fatto in collaborazione con per ora due squadre di Serie A, la Roma e la Sampdoria. È un challenge. La Roma è stata la prima ad aderire, poi ha sfidato la Sampdoria. Le magliette di oggi della Samp avranno il logo dell'UNHCR, che è appunto l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, e verranno messi all'asta sul Charity Stars, esattamente, non sbaglio, e tutto il ricavato andrà al popolo afghano. Esattamente, è una challenge che abbiamo lanciato con la Roma il 12 settembre, che la Sampdoria è stata così brava da raccogliere. Noi speriamo che anche il Napoli presto raccolga questa sfida. È una sfida che abbiamo lanciato perché in Afghanistan c'è una crisi devastante, sono milioni le persone che sono dovute sfollare all'interno del paese ed è sull'orlo di una crisi economica che potrebbe spingere molti altri a fuggire. Noi abbiamo deciso di restare come UNHCR in Afghanistan e abbiamo chiaramente bisogno di molto supporto per continuare a portare aiuto alla popolazione afghana. Lo sport, in particolare il calcio, dà sempre grandi esempi di solidarietà e quindi per noi è importantissimo raccoglierla e essere negli stadi con questo messaggio. La nostra emittente è molto sensibile alle tragedie che accadono nel mondo, ma soprattutto alle tragedie che toccano le donne. Da donna a donna, io mi auguro che questo serva anche a sensibilizzare l'attenzione di tutti nei confronti delle donne afghane. Sicuramente, hanno bisogno di tutto il nostro supporto in questo momento. Il nostro alto commissario Filippo Grandi è stato recentemente in Afghanistan e ha chiesto alle autorità attuali talebani di riconoscere e garantire il diritto delle donne a poter lavorare, a poter frequentare le scuole, che non si distrugga ciò che è stato costruito con grandi difficoltà. Noi quello che possiamo ringraziamo dire... se non ci sono domande da studio. No, io quello che posso vi dire... sente, vi sente, sì, se quello volete. Quello che posso dire lo posso prendere... Buonasera, salve, sono Peppe Quintale. Io quello che le posso dire come impegno personale, perché ognuno è giusto che prenda i propri impegni personali, se ci fate arrivare una jersey qualunque, io posso dirle che potremmo metterla qua e tentare di raccogliere anche per la vendita di questa jersey e consegnare il tutto. Faremo nel nostro piccolo quello che possiamo fare, sensibilizzando anche con quelli che sono i nostri canali, eventualmente il Napoli, per appoggiare questa iniziativa. Vi ringrazio tantissimo e spero che saremo molto presto a Napoli. Vi aspettiamo. Grazie, grazie Italia. Dottoressa. Grazie di cuore. Allora, buona partita. Ciao, ci siamo. Allora, un assist e banchina. Però l'hanno pure venuto. Stiamo facendo. Lo sai, ho fatto un assist. Mi pare il fatto dei fagioli di Edoardo De Filippo. Allora, Beppe, dopo questi due argomenti molto più parliamo. Parlare di un assist. Vabbè, però devo dare una risposta a Salvatore. Allora, io la vedo in questo modo perché la voglio vedere da allenatore. Allora, intanto capiamo bene che a me non interessa quante partite fa un AS, l'importante è che faccia le partite di qualità. La rosa degli attaccanti del Napoli è una rosa ampia, quindi non è che Spalletti si preoccupa se gioca uno o l'altro. Oltretutto mi sembra che le cose stiano andando bene. Un AS quando entra spacca la partita e voglio far capire un po' le caratteristiche di questo ragazzo, che rispetto a tutti gli altri attaccanti del Napoli, io credo che non abbia la resistenza come la può avere Insigne, come la può avere Zielinski, come la può avere Lozano. E come, perché dico questo? Perché lui è uno che strappa. Forse voglio far capire bene che cosa vuol dire strappa. È uno che, in gergo si dice, quello che prende la palla e riesce a infilare con grande velocità e decisione ogni volta che entra. Perché l'ultima mezz'ora è devastante? Credo che inizialmente, con la tattica che la fa da padrona e gli avversari che sono più freschi, può far più fatica. Perché è il classico giocatore che a oggi, anch'io farei giocare mezz'ora dalla fine, ma anche perché c'è tanti altri giocatori, farei giocare anch'io a mezz'ora dalla fine, perché quando mi entra decide molto di più di tutti gli altri, proprio perché ha queste caratteristiche. Probabilmente dall'inizio a un'ora di gioco potrebbe anche essere sostituito, perché ha questa caratteristica.
grande strappo e l'ultima mezz'ora mi può far più la differenza. Questo è quello che penso io. Ci abbiamo messo tempo, però sei stato esaustivo al massimo. Io avrei detto qualcosina in più ancora per il tempo. La forza di questo ragazzo è quello, è strategica, nel senso che lui entra nel momento in cui difese anche molto fisiche ormai hanno dato tutto e lui riesce con la sua velocità, con la sua rapidità di esecuzione a metterle sotto sopra, le apre, le spacca, insomma, è una mossa strategica quella. Quindi la ricetta è a mezz'ora dalla fine un pizzico di un asso. Mezz'ora, 40, 20, poi dipende dall'allenatore. No, ma poi mi sembra che cioè, queste cose che stiamo dicendo sono state dimostrate, certo, no? Cioè, non è che dici, sono tre volte che lo fa entrare a mezz'ora alla fine e non entra mai in partita, il contrario, sono tre volte che lo mette a fine partita e spacca letteralmente la partita, perché lui, io solamente in Inghilterra quando è entrato ha fatto il diavolo a quattro, assolutamente devastante. Mi ricordo delle partite a Crotone, è devastante, cioè, se ci fu una partita dove non so quanti pali prese, cioè, allora, prima di una serata, prima di una telefonata volevo, cioè abbiamo una battuta dal web, sì, perché ha parlato Ferrero ai microfoni di DAZN, ha detto che è proprio a causa di questa iniziativa che hanno fatto, sta caricando. Vai. Con le Nazioni Unite, questa è una giornata speciale. E poi è passato agli argomenti di campo dicendo che lui è contento di D'Aversa e che spera che la stagione della Sampdoria sia buona con questo nuovo allenatore. Stigmatizziamo queste parole, io sono contento di D'Aversa, stigmatizziamole. È una provincia che noi amiamo. D'Aversa, sacca vicino. La famosa variante. Siamo contenti pure noi. C'è una telefonata, pronto Alberto, sei in diretta, ciao. Buonasera. Salve. Senti, guarda Tressino. Cosa? Pronto? È un po' l'audio più alto, per cortesia. Allora, ho detto, riguarda Tressino sinistro. Sì. Ma D'Ambrosio non fosse adatto per il Napoli. Ci sono stati dei momenti in cui D'Ambrosio è stato vicino. Tra l'altro proprio all'Inter, D'Ambrosio è arrivato grazie a Santoro, che adesso è il team manager del Napoli. Quindi, teoricamente, vedi, la memoria del calciomercato, l'anzianità. Vai. Scusami che ti interrompo, però io penso che comunque D'Ambrosio sa fare anche destra, sinistra e centrale, poi sa fare solo sinistra, perché le cose erano di destra. Cioè, sa stare a destra, sinistra e centrale. Dunque, un giocatore può servire molto a Napoli. No, in realtà, cioè, come diceva il mister, il discorso del terzino sinistro diventa ancora più complicato, oltre che per l'infortunio di Goulam, che si spera possa tornare il prima possibile, ma perché sul mercato sono stati fatti dei nomi che fondamentalmente non sono dei nomi eccelsi, perché il terzino sinistro è anche un ruolo delicato anche in Europa. Ma visto che non si trova nessuna parte, chi vediamo se questo D'Ambrosio va bene. Per il ruolo era proprio Emerson Palmieri o lo stesso Darmian, che sta venendo un pochino fuori adesso. Per quanto riguarda D'Ambrosio, il mister sarà sicuramente grazie per aver chiamato, intanto ora avrai risposto al nostro Andrea Agostinelli. D'Ambrosio a me piace molto, è un destro, non è un ambidestro, perché di sinistro non crossa tantissimo, però è un giocatore che può giocare su tutte e due le fasce, sicuramente è completo perché sa attaccare, ti fa qualche gol, soprattutto non tanto con i tiri in porta ma con gli inserimenti sui secondi pali, ed è un giocatore che è bravo anche in fase difensiva, quindi con me sfondi un bel portone con D'Ambrosio, anche a me piace, sarebbe stato un ottimo acquisto. Detto questo, però, onestamente, Mario Rui, quando gioca bene, come sta giocando adesso, diciamolo qualche volta, perché se no... Adesso è più forte per come sta giocando. Certo. Questa partita gli si può dire poco, tranne il cartellino giallo. È l'unico. Cartellino giallo preso, va bene però così. Devi dire, se D'Ambrosio vuole venire qua a combattere per il ruolo. Non è che Mario Rui si chiama Rui perché sono Rui. Se mi prendi quello del Milan, io alzo le braccia. Senti, Peppe, quanto costa D'Ambrosio? Tu che tieni i soldi, insomma, gli abiti di Svizzera, eccetera. Quanto costa D'Ambrosio? Quanto costa su D'Ambrosio? Faccio così, glielo chiedo così. Quanto costa? A quanto ammonta il danno? Come quando, otto ce l'ho fatto. A quanto ammonta il danno? Otto. Allora, visto che parliamo di massimi sistemi a livello di calcio e visto che noi siamo ipersportivi, io volevo una slide a caso, quella dell'arbitraggio, anche perché abbiamo un arbitro molto conosciuto che ci arbitra, tant'è che per quanto riguarda le statistiche una cosa ce ne sono talmente tante di statistiche.
statistiche con quest'arbitro. Invito la regia appunto a mandarci questa slide dell'arbitraggio, perché abbiamo tanti di quei precedenti che la metà basta. Sono davvero tanti. Allora, l'arbitro è Valerio di Roma, insomma, oramai conosciutissimo. È un amico, attenzione. Vediamo abbiamo come assistenti. No, lo conosco perché è di Roma, abita vicino da me. Insomma. Ah, bene. Abbiamo come assistenti Galletti e Rossi, come quarto uomo Volpi, e al VAR abbiamo Di Paolo De Meo. L'ultimo precedente che ha col Napoli è Torino-Napoli 0-2 del 26. Campionato scorso, il 26 aprile 2021. Io direi che è un ottimo arbitro, Valerio, no? Ma io posso dire la mia, noi dobbiamo cercare di capire che cosa possiamo fare noi in campo. Ah no, quello sempre. Perché devo altrimenti dire arbitri... buttiamo la palla fuori dal recinto, creiamo alibi e via dicendo. No. Giocare non e poi dopo fatto. Insomma, si dice. Però quando c'è stato qualcuno che arbitra, no, si deve dire. Si deve poi dire, visto che abbiamo anche l'indirizzo di Valeri, qualsiasi cosa. A questo punto gli puoi mandare un fascio di fiori. Solo questo dovevi dire vicino a Turco. No, ma me lo dirà poi a telecamera. Rispetto. Per vivacizzare un attimo. Posso avere dal web, se è possibile. Posso fare una cosa seria. Le quote. Le quote di San Napoli. Che stiamo a cattare D'Ambrosio. Iniziamo da via passo passo. Vabbè, vuoi che posso Napoli starà sotto la pari per forza. Dai. Allora, prima di tutto vorrei, prima di dire una curiosità su Valeri, che ha arbitrato anche Sampdoria Napoli. Ah, pensavo anche la macchina che ha Valeri la targa. No. Ha arbitrato Sampdoria Napoli dello scorso anno, terminata 2-0 per il Napoli. Bravo, quindi magari adesso le quotine per quanto riguarda le quote. Per quanto riguarda le quote, il 2 del Napoli è dato a 1,80. 1,80 è la quota del Napoli. I marcatori vogliamo sapere. Addirittura, fammi sapere invece quanto è data la vittoria della Samp. Che a 4,35. Vabbè, una vittoria in casa di una squadra che comunque mi sembra. Quanti punti ha? 7? 5. 5, sì. 5 la Samp. Fatto 5 gol poi. 5, Questo dimostra un 4, po' 4, dimostra ragazzi, la realtà di adesso, il rispetto del Napoli che ha tutta l'opinione pubblica. E quando prima ho detto inizialmente, sembra di aver detto le quote, cioè il Napoli decide, oggi sta in una condizione psicofisica e di classifica che decide però le partite, decide. Che cosa vuol dire? Quando dico decide non è che decide che vince sicuramente, decide nel bene e nel male. Se avrà 3-4 giocatori che magari non sono al massimo della forma, oggi perché il calcio è fatto così, allora può avere anche delle difficoltà, perché la Sampdoria è una buona squadra. Ma se io penso Ipswich, Udine, sì Ipswich scusate, Leicester, Udine, basta. Che parliamo? Guarda, Zielinski allora, insigne marcatore, posso chiedere? Lo chiedo in privato durante la pubblica. Chiedi un attimo prima. Sì, però signora, faccia la fila. Poi dopo si mette in coda. No, volevo dire che le squadre sono in campo tra meno di 5 minuti. Noi, prima però di lanciare la pubblicità, dobbiamo però vedere la vignetta di Musca. E cioè abbiamo la vignetta di Musca che c'è. Allora, nonostante la vittoria dopo la Spezia, la Juve mastica amaro. Se il Napoli vince anche a Genova, per noi cala il buio pesto. È un chiaro riferimento al pesto. Assolutamente, genovese. Comunque sai che faccio? Faccio come la scorsa puntata. Già lo so. Andiamo su Instagram e andiamo a cercare Gianluca Musca. Perfetto. Andiamo a vedere tutte le vignette e anche quelle passate. Benissimo. È una cosa di rischi, lo sappiamo dopo. E quindi noi ci vediamo tra pochissimo, seguiamo insieme la partita del Napoli qui Energia Azzurra, canale 8. Grazie.